Ciao a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale. La volta scorsa abbiamo parlato dei sistemi di controllo dell'angolo. Questa volta, invece, come da voi richiesto, andremo a parlare di quell'argomento che riguarda l'ergonomia. Pensavo di suddividere l'ergonomia in due parti. La parte quella che riguarda, in sostanza, la preparazione della macchina per le attività poi di piegatura e tutto ciò che riguarda, invece, le attività che si fanno e di aiuto all'operatore per quanto riguarda la realizzazione del pezzo. Allora, inizieremo questa nostra rappresentazione appunto dell'ergonomia partendo proprio da quest'ultimo punto e poi via via vi farò vedere alcune immagini e filmati interessanti che riguardano appunto tutta questa serie di attività che si potrebbero fare e tenere in considerazione. Vi ricordo che potete tranquillamente dare tutte le indicazioni richieste in diretta, come anche eventualmente poi potete rivedere il video e commentare e vi daremo supporto anche in un secondo momento. Bene, allora, per quanto riguarda l'aspetto dell'ergonomia, vi stavo dicendo, un primo aspetto legato essenzialmente alla selezione, per esempio in questo caso, del programma di lavorazione, può essere utilizzato uno strumento che è il lettore del codice a barre. Ecco, questo lettore di codice a barre ci permette e ci aiuta e ci semplifica l'attività quando ipotizziamo di avere tutta una serie di sistemi, di programmi inseriti o all'interno del controllo numerico, o addirittura se il controllo numerico è collegato alla vostra rete aziendale, in un sistema di sottocartelle divise per esempio per nome clienti o altro, vi semplifica notevolmente quel che è la ricerca all'interno praticamente della vostra piattaforma, di tutto ciò che avete salvato nel vostro sistema, senza dover andare a perdere tempo alla ricerca di dove si trova il programma che dovete realizzare. Semplicemente questo lettore di codice a barre ha la possibilità appunto di andare a leggere diverse tipologie di codici, dal classico codice a barre, dal QR code o da qualsiasi altro. Qui vi riporto un esempio di una tecnologia e questa viene praticamente connessa direttamente al CNC e funge da inserimento come foste voi, operatore, a inserire e a digitare manualmente il codice. Però al suo interno c'è già il percorso di rete o il percorso delle cartelle dove si trova residente il programma. Ecco che vi eliminano una serie di problemi legati eventualmente anche all'errore nella selezione del programma e soprattutto vi riduce il tempo nella ricerca. Questo è un primo sistema che vi può aiutare nella vostra realizzazione dei pezzi. La seconda cosa che vi possiamo proporre è quella di avere una barra LED posta frontalmente sulla macchina, sulla parte superiore, che vi dà in sostanza, noi in realtà l'andiamo a realizzare con due informazioni diverse. La prima informazione che si distingue dall'altra, proprio per genere anche per il colore, è quella di darvi l'informazione di dove dovete posizionare l'utensile quando andate a preparare la macchina per realizzare il vostro pezzo. Poi vi farò vedere un video dove si vede bene appunto il passaggio appunto di queste impostazioni di colore blu per l'attrezzaggio della macchina. Quando poi invece andate a eseguire il pezzo, la parte interessata, immaginate di lavorare a stazioni, praticamente avete realizzato la macchina con più parti, con più stazioni su tutta la lunghezza, il colore verde vi dice in quale posizione, in quale stazione voi dovete posizionare il pezzo. Ecco che è un aiuto che vi permette di spostarvi lungo la macchina senza aver problemi di posizionamento o perdere appunto tempo alla ricerca di qual è la posizione corretta. Immaginate di avere una macchina molto lunga con il controllo numerico spostato tutto da un lato, che l'informazione ovviamente non è a portata di mano. Bene, questo è un esempio che vi faccio vedere. Avete la possibilità di abilitare la barra LED o meno per quanto riguarda questo tasto qui, che è all'interno, diciamo, della pagina del CNC. Questo è un esempio che facciamo, per cui potete abilitare o meno l'utilizzo. E il colore blu vi identifica dove dovete andare a posizionare gli utensili, il colore in verde invece, che vi sto facendo vedere ora, è invece dove vado a posizionare il mio pezzo per andarlo a eseguire. Bene, l'altra cosa interessante, e vi avevo dato prima un'informazione riguardo alla posizione del CNC. Normalmente il CNC viene posto da un lato della macchina. Un'altra alternativa, un'altra possibilità interessante è quella di avere un pannello aggiuntivo. Questo pannello aggiuntivo fa niente altro che remotare tutti i comandi che sono disponibili nel CNC. Per
proprio frontalmente nella posizione di lavoro che avete di fronte alla macchina. Immaginate, per esempio, di dover andare a fare delle correzioni o comunque andare a selezionare un programma o un passo di piega diverso. Se vi dovete spostare dalla posizione in cui vi trovate per andare a piegare, per cui magari lasciate il pezzo dove si trova, dovete andare verso il controllo numerico, digitare dei tasti e ritornate indietro, provate a immaginare quanta strada fate a fine della giornata. Ecco, questa potrebbe essere una domanda interessante che vi faccio, che è proprio quella di dire: pensate in una vostra giornata tipo, quanti passi fate proprio per spostarvi dal punto in cui dovete andare a piegare la mela verso il vostro controllo numerico per andare a digitare qualsiasi tipo di informazione. Ecco, con questo pannello addizionale che vedete qui, noi lo applichiamo con una barra frontale alla macchina, per cui lo potete far scorrere a destra e a sinistra con molta semplicità, vi permette di avere tutti i comandi accessibili come foste davanti al CNC. Ecco, questa possibilità, tra le altre cose, vi permette di avere il pannello che vi sto facendo vedere ora, che è nient'altro che la replica, la copia esatta di quello che è il CN, e lateralmente c'è la possibilità di personalizzare. Noi qui vi abbiamo fatto degli esempi di personalizzazione che facciamo, per esempio, per poter aggiungere dei comandi in più, per esempio lo start e lo stop. Molte volte mi viene da pensare quante volte sono pronto a realizzare un pezzo, a piegarlo e mi sono dimenticato di premere il pulsante start. Perciò devo spostarmi dal punto in cui mi trovo, andare a premere start, ritornare indietro, riposizionarmi per poter poi piegare. Ecco, avendolo già disponibile fronte macchina, questo mi semplifica, mi riduce notevolmente il tempo perso, proprio con un aspetto anche ergonomico. In più, possiamo aggiungere anche degli ulteriori tasti, per esempio l'apertura e la chiusura dei bloccaggi, se sono pneumatici, idraulici o comunque a comando. Perciò è possibile anche personalizzare tutta una serie di informazioni e di dati che vi possono essere utili direttamente e sempre a portata di mano. L'importante appunto è sempre a portata di mano. Ecco, questo qui poi, altro ambito interessante che possiamo considerare, che cos'è? Noi diamo come definizione la pedaliera wireless. Praticamente è una pedaliera nella quale è assente il cavo di collegamento, c'è una trasmissione wireless, pedaliera ovviamente certificata, mi permette di avere sempre disponibile e di potermi spostare a destra e a sinistra lungo la macchina per poter realizzare i miei pezzi, senza avere l'intralcio del cavo. Ecco, molte volte il cavo può essere anche un problema, oltre per appunto trovargli una posizione, bensì anche per evitare di danneggiarlo. Magari cade il pezzo, rovino il cavo, e il cavo ovviamente nel momento in cui viene danneggiato mi va a fare un fermo macchina. Ecco che non mi rende più la macchina poi performante come mi aspettavo, con dei tempi di attesa poi per la sostituzione. Qui vi ho riportato degli esempi di combinazioni e molte volte mi viene chiesto, per esempio, di utilizzare la pedaliera se posso andare ad applicare anche successivamente ad un'installazione già una macchina esistente. Questo è fattibile. La posso abbinare, come vedete in questo caso, nella configurazione 3, posso avere una pedaliera con il classico cavo, posso avere una seconda pedaliera di tipo wireless. Come posso avere entrambe wireless? Per cui ho una versatilità di applicazione veramente interessante. Altra cosa sempre interessante legata appunto alla pedaliera wireless è il fatto di renderla scorrevole. Noi diamo la possibilità di avere anche scorrevole con questo pattino montato frontalmente sulla macchina. Mi permette di spostarla, come vedete, alle frecce a destra e a sinistra semplicemente con il piede, per cui io mantengo le mani libere per tenere il mio pezzo che devo andare a realizzare e sposto semplicemente a destra e a sinistra la mia pedaliera. Immaginate appunto di andare a lavorare a stazioni come vi ho portato qui. Vi semplifica notevolmente e vi riduce il fatto di dover tenere con una mano il pezzo e con l'altra di portarvi dietro la pedaliera. Lo potete fare semplicemente con il piede, questo, e avere sempre la pedaliera a portata di mano. Bene, altre cose che potrebbero essere interessanti, qui vi ho fatto una carrellata, sono la tipologia di supporto. Allora, parliamo di supporti che dal punto di vista della normativa sono necessari, metterli frontalmente proprio per sostenere il pezzo, per tenere il pezzo, aiutarvi nel tenere il pezzo prima di andarlo a piegare. Ecco, vi do questa informazione prima di andarlo a piegare perché è diverso da un accompagnatore lamiera che poi vedremo. Ci possono essere varie tipologie di supporto, per esempio questo qui mi permette di essere un supporto scorrevole con un cassetto frontale dove posso avere a portata di mano, per esempio, che cosa?
il calibro o altre cose che mi possono essere utili sempre a portata di mano disponibili. Posso avere un supporto anche di questo tipo più robusto, noi diamo come definizione plus, proprio per avere caratteristiche maggiori eventualmente. Questo ha la possibilità di avere un parcheggio laterale a destra e a sinistra, cosa che invece l'altro, per esempio, nel caso di non utilizzarlo, posso sganciare. Mi permette di sganciarlo da questa guida e toglierlo nell'eventualità dovessi realizzare dei pezzi in cui ha una contropiega. L'altra possibilità che abbiamo, che è interessante, molto spesso si abbina al piegaschiaccia o al banco piegaschiaccia, sono i supporti pneumatici. Ecco, il supporto pneumatico, qui vedete, in sostanza, è un supporto dove la regolazione di altezza viene fatta tramite questo volantino e eventualmente anche la corsa del cilindro pneumatico viene regolata. Mi permette di essere disponibile sempre in due posizioni, o a posizionare il mio pezzo sopra la matrice o sotto, in questo caso nel banco piegaschiaccia o comunque nell'utensile piegaschiaccia, proprio per essere sempre veloce nel riposizionare e avere sempre un supporto per evitare che l'operatore tenga sempre in mano in modo scomodo il pezzo per andarlo a eseguire. Allora, io a riguardo a questo argomento vi volevo far vedere un video, eccolo qui, dove in sostanza andiamo a realizzare proprio questo pezzo qui. Noi andiamo a piegare, fare la prima piega, per poi automaticamente si alza il piegaschiaccia, scende il mio supporto e mi permette di fare appunto la schiacciata, la classica bordatura. Automaticamente sale per permettere la piegatura del profilo. Ecco che utilizzo sempre il piano di lavoro per sostenere il mio pezzo. Immaginate di avere anche un pezzo molto grande. Ecco che il supporto in questo caso scende e io posso inserirlo senza particolari problemi, senza fatica, direttamente sotto al mio banco. Questo è un esempio tipico di come viene utilizzato questa tipologia di supporto pneumatico. Ecco, volevo tornare ora, dopo aver parlato di questo, a un'altra tipologia di supporto, che è il supporto invece motorizzato. Ecco che la posizione di questo piano qui è comandata dal controllo numerico in base al profilo che vado a fare, e qui vi ho portato un esempio. Immaginate di avere una contropiega, questa, e dovete sostenerla qui sotto. Ecco che io posso gestire direttamente dal CNC la posizione del mio supporto, perché non avrò più come prima due posizioni fisse, posizione alla stessa altezza della matrice o sotto la matrice dove ho la schiacciata, ma bensì in questo caso posso programmare altezze diverse in base al profilo che devo andare a eseguire per sostenerlo. Ecco, questo dal punto di vista dei supporti frontali. L'altro passaggio che è interessante fare riguarda l'accompagnatore della lamiera. L'accompagnatore della lamiera che io posso avere frontalmente la mia macchina, può esserne uno solo o tutti e due. Questo che cosa fa? Immaginate di avere un pezzo molto grande da dover sostenere, per cui fisicamente dovete accompagnarlo durante la fase di piegatura. Ecco, questo dispositivo mi permette di sostenere, per cui appoggiate sopra il piano il pezzo ed è lui a fare al posto vostro appunto la fatica di portare il pezzo su e giù durante la fase di piegatura. Posso avere varie configurazioni, per cui questa fase di movimentazione qui è gestita dal controllo numerico ed è sincronizzata con il movimento della traversa mobile. Ecco che posso avere la regolazione di altezza di questo ripiano qui, può essere fatta in modi diversi, o tramite dei volantini, può essere fatta tramite dei pulsanti motorizzati, può essere fatto eventualmente anche questa, gestita direttamente dal CNC. Ecco che torniamo a questo punto allo stesso esempio del supporto motorizzato. Io posso muovere in su e in giù, in base anche al profilo che vado a fare e in base anche alla matrice, l'altezza corretta di questo piano. Bene, perciò a questo punto la cosa interessante poi da vedere, legata appunto ai pezzi che vado a fare con delle contropieghe, sono eventualmente gli accompagnatori con degli assi interpolati. Che cosa vuol dire degli assi interpolati? Che io ho la movimentazione angolare dell'accompagnatore più la movimentazione, diciamo, di salita e in discesa che durante la piegatura si muovono. Vi faccio uno schemetto, vi ho fatto, eccolo qui.
Immaginate di avere un pezzo di questo tipo con questa contropiega e lo volete, ed è questo, e lo volete sostenere. Ecco, per poter fare questo tipo di lavorazione, io ho necessità di avere due assi interpolati, cioè vuol dire, come vedete dal video ora, vedete il movimento sia rotativo sia di discesa di questa parte, cioè vuol dire che i due assi motorizzati tra loro si sincronizzano, ovviamente questo è gestito tutto dal software. E permette di sincronizzare il punto di rotazione, che non è più il punto di rotazione riferito a questo piano qui, ma bensì è più basso, sia durante la fase di salita dell'accompagnatore, sia durante la fase di discesa dell'accompagnatore. Ecco, questo può essere interessante come punto di riferimento se avete dei pezzi particolari da realizzare con delle contropieghe e volete frontalmente andarli a sostenere. Questa è la soluzione corretta per poter lavorare. Volevo farvi vedere, tra le altre cose, degli esempi, anche qui, per quanto riguarda degli accompagnatori. Allora, qui vi abbiamo portato una macchina con un accompagnatore solo, vi dicevo prima, posso averne uno oppure due, in cui l'accompagnatore pensa lui a sostenere, ad accompagnare il pezzo durante la fase di piegatura. Voi dovete solamente posizionare il materiale, poi si arrangia la sincronizzazione della traversa mobile con l'accompagnatore ad accompagnare il mio pezzo. Eccolo qui. Questa fase qui che vi ho appena fatto vedere, torno un attimo indietro, viene definita fase di sgancio. Eccola qua. In sostanza, a questo punto, nell'ipotesi che io abbia un punzone, collo di cigno praticamente, che mi permette con una contropiega di andare a bloccare l'utensile sul pezzo, permetto in questo caso di fare la risalita prima della traversa mobile e poi la discesa dell'accompagnatore. Immaginate questo di doverlo farlo manualmente, perché dovreste sostenere il pezzo in alto, attendere tra le altre cose che la traversa mobile sia salita completamente prima di portare giù tutto, con il rischio magari di far cadere il pezzo, diciamo, nella parte posteriore della macchina. Ecco, l'accompagnatore con questa gestione evita, come vedete, anche questo tipo di problematica. Avete la possibilità, tra le altre cose, di aggiungere, di estendere il piano. Qui vi abbiamo fatto lo stesso esempio della stessa macchina, in cui abbiamo aggiunto un piano, per cui aumentiamo quel che è la superficie di accompagnamento del pezzo. Eccolo qua. Abbiamo aggiunto questo piano qui. Questo è un esempio di un piano da 500 di larghezza per 2 metri. Il materiale per spessore 2 mm, e questo l'accompagnatore fa completamente lui tutta l'opera di movimentazione del pezzo senza nessuno sforzo da parte dell'operatore. Ecco, queste sono cose interessanti da tenere in considerazione in base alla produzione che dovete fare. Ecco qui. Anche qui abbiamo fatto la classica che noi chiamiamo funzione di sgancio. Beh, in sostanza permette di fare la risalita della macchina e l'accompagnatore attende che la traversa mobile sia tornata al punto morto superiore e poi scende. Bene, questo è per quanto riguarda appunto l'accompagnatore. L'altro aspetto interessante, sempre sull'utilizzo della macchina, e in questo caso aggiungo l'aspetto di preparazione della macchina ad eseguire il pezzo, è quello di avere dei supporti, il supporto fotocellula. Allora, poi vedremo un video particolare in cui il supporto fotocellula si allinea con l'altezza del mio punzone. Allora, nell'ipotesi di avere un sistema di bloccaggio con estrazione laterale, non frontale, io per ottenere l'estrazione devo far sì che la protezione laterale sia aperta, come vedete da qui, e la fotocellula sia completamente in posizione alta. Ecco, il supporto che proponiamo ha la possibilità di avere, oltre alla regolazione in altezza, anche la possibilità di agganciarsi, una sorta di parcheggio manuale, per permettere questo tipo di operazione. In più, permette, nel caso di errore di sporgenza da parte della matrice, evita la collisione e la rottura della fotocellula, non solo, ma anche la sicurezza da parte dell'operatore, nell'ipotesi che abbia in sostanza una mano nei pressi della fotocellula. Ecco, volevo farvi vedere, relativamente proprio a questo video qui, un aspetto secondo me interessante, quel che riguarda, eccolo qui, la gestione proprio del supporto fotocellula. Allora, qui vi faccio vedere
L'attrezzaggio in questo caso viene fatto frontale su tutta la lunghezza della macchina. Ecco qui, poi tra le altre cose viene individuata l'altezza. L'altezza del mio punzone, in questo caso 145, e qui con il metro appunto si vede. Successivamente è la stessa altezza che è impostata nel controllo numerico, per cui non c'è differenza. Vi permette di regolare facilmente con la riga millimetrata e una regolazione fine l'altezza di 145 mm in questo caso. Perciò c'è una corrispondenza sempre tra l'altezza del punzone, l'altezza utile del punzone e la posizione che vado a fare. Ecco, qui avete visto l'operazione di aggancio che viene fatta nel caso che io voglia fare un'estrazione laterale, oppure se devo fare dei pezzi in cui lateralmente sporgono e la fotocellula in quel caso potrebbe essere un intralcio. Permette facilmente l'aggancio e lo sgancio e il riposizionamento sullo stesso punto di prima, senza particolari problemi. Ecco, questo è quello che volevo appunto farvi vedere relativamente alla tipologia di supporto manuale. L'alternativa che vi volevo appunto far vedere qual è? Torniamo, ecco qua. È questa, eventualmente un supporto motorizzato. Il supporto motorizzato mi permette a sua volta, nel momento in cui vado a creare un programma di piega con delle altezze di utensili specifiche, automaticamente il mio dispositivo di sicurezza viene allineato nel punto corretto, legato ovviamente all'altezza del punzone. Questo tutto, anche questo, è gestito dal CNC, per cui nell'ipotesi di cambiare molto spesso altezze di punzone, questo mi semplifica notevolmente. Per cui avete due possibilità, o la regolazione manuale come quella che abbiamo fatto vedere prima, oppure quella motorizzata, con ovviamente altezze diverse in base anche all'altezza del punzone o intermedio che avete necessità di utilizzare. La cosa interessante nel supporto motorizzato, che cos'è? La funzione di parcheggio. Allora, prima abbiamo visto la funzione di parcheggio manuale. La possibilità l'abbiamo anche attraverso questo telecomando. Se vi ricordate, nella puntata precedente abbiamo parlato del telecomando per la funzione del GPS4, per l'azzeramento del sistema. Beh, è stato utilizzato questo dispositivo con due tasti, i primi due. Poi vedremo che il telecomando ha anche altre funzioni, che sono quelle di apertura e chiusura dei bloccaggi superiori e inferiori, ma anche quelle di parcheggio. Come vedete qui, simbolo del supporto, fotocellula, e simbolo del parcheggio. Quando io premo questo tasto, automaticamente il mio dispositivo motorizzato porta la fotocellula in posizione di parcheggio. Quando poi ripremo Start nel controllo numerico, ritorno nella posizione precedente. Perciò è tutta un'attività che viene fatta automatica. La stessa funzionalità di parcheggio la posso fare, se pensate, nel momento in cui vado a cambiare, per esempio, la posizione o comunque l'attrezzaggio della matrice. Ipotizzate di avere i riferimenti posteriori molto vicini alla matrice che vi dà difficoltà nel dover prendere la matrice con le mani. La soluzione prima che si può fare è quella di andare nel controllo numerico e dare una nuova quota, una quota più distante alla zona di piega. L'alternativa con questo tasto di parcheggio mi permette anche di posizionare l'asse X, che è quello che normalmente si muove orizzontalmente, diciamo, la macchina, e mi permette di andarlo a portare in parcheggio in modo molto rapido, senza dover andare ad agire sul controllo numerico a impostare delle quote. Vi volevo far vedere una cosa interessante, proprio legata anche all'utilizzo dei pulsanti che abbiamo per quanto riguarda il telecomando, riprendendo un po' il video che abbiamo visto l'altra volta. L'altra volta avevamo visto il video del controllo dell'angolo. Se vi ricordate, lo volevo riprendere per un paio di aspetti. Allora, il primo aspetto che volevo farvi vedere qual era? Era quello di avere l'indicazione della barra LED. Vi ricordate che all'inizio abbiamo parlato della barra LED di colore blu e di colore verde. Il blu identifica la posizione dove devo andare ad attrezzare i miei utensili. In verde, poi, quando vedremo il video, è la posizione dove devo andare a mettere il mio pezzo. In questa fase qui, vedremo che il nostro operatore prende il telecomando e va a posizionarlo, essendo un telecomando magnetico, mi permette di andarlo a posizionare nei pressi degli utensili. Qui è stata estremizzata l'ipotesi di voler tenere chiusi e compattati gli utensili frazionati in questo caso. Mi permette, andando a premere, perciò ho a portata di mano sempre
i comandi di apertura e di chiusura del bloccaggio se mi trovo distante dal controllo numerico. Molte volte i comandi di apertura e chiusura dei bloccaggi sono nei pressi del controllo numerico. Con questo telecomando vengono remotati, perciò in qualsiasi posizione in cui io mi trovo della macchina ho sempre la possibilità di andare ad aprire e chiudere. Ecco, questa operazione sarebbe difficile da fare da soli, quella che abbiamo appena visto, perché con due mani dovrei tenere l'utensile e dovrei chiedere a qualcuno, a un collega, di andare a aprire e chiudere il bloccaggio. Ecco, con questa soluzione mi permette di essere autonomo e molto più veloce e semplice l'operazione. Ecco. Questa operazione la posso fare sull'una e sull'altra stazione senza problemi, mi permette di essere veloce e flessibile. Tengo sempre il telecomando a portata di mano nell'ipotesi di dover eventualmente cambiare attrezzaggio. Ecco, l'altro aspetto che volevo farvi vedere, salto, poi avrete modo voi di andare a vedere eventualmente il video in tutte le vostre parti, l'utilizzo della barra LED. Allora, qui vedete la piegatura che viene fatta di un primo profilo, ecco qua. Come vedete, le stazioni rimane in blu quella non interessata dalla piegatura di quella parte e diventa verde, eccola qui, la piegatura del pezzo dove io devo andare a posizionare. Ecco che vi dicevo prima l'aiuto di dove andare a posizionare il mio pezzo per stazioni. Ecco qui. Perciò riprendiamo in sostanza il video che abbiamo visto l'altra volta. Questa volta però andando a vedere che cosa, la particolarità della barra LED. Allora, prima abbiamo visto la gestione del bloccaggio del suo telecomando, mentre qui andiamo a vedere appunto la barra LED nei suoi aspetti. Ecco, concludiamo, diciamo, il nostro pezzo, così andiamo a vederlo. Eccolo qui. Qui nuovamente ho cambiato stazione perché mi sono portato nell'altra, per cui diventa blu quella di destra e verde quella di sinistra dove devo andare a posizionare il mio pezzo. Ecco qui. Si conclude e qui vado a realizzare in sostanza, va bene, in questo esempio, le ultime due pieghe. Ottimo. Eccolo qui, l'ultima piega viene sempre fatta allo stesso punto, perciò sono in grado di realizzarlo senza particolari problemi. Immaginate di avere un attrezzaggio fatto in più stazioni in cui in realtà devo andare a identificare qual è la parte corretta. Bene. Altri due aspetti importanti volevo parlare con voi e farvi presente. Allora, abbiamo realizzato una tematica particolare per quanto riguarda uno studio specifico per quanto riguarda l'ergonomia, soprattutto su una macchina di piccole dimensioni come questa. L'esempio è una 30 tonnellate 1250. Ecco, abbiamo studiato un attimino l'utilizzo di questa macchina. La possibilità di poter lavorare da seduti con il proprio piano di lavoro, per cui anche con la possibilità di appoggiare, diciamo, i gomiti in questo piano ergonomico, con dei ripiani laterali per i pezzi eventualmente in ingresso e in uscita, con la possibilità di avere appunto questo foro qui per poter far stare le ginocchia e la pedaliera sempre disponibile. La possibilità di avere a portata di mano sempre gli utensili, per cui con l'armadio porta utensili. Il cassetto posteriore, per esempio, se dovesse cadere un pezzo nella parte posteriore della nostra macchina, posso far uscire il cassetto per levarlo. In più, il CNC. Ci siamo resi conto che nell'utilizzo del CNC nel momento in cui si è seduti, molte volte chi è destro o sinistro, ha necessità di avere il CNC o da un lato o dall'altro. Ecco, abbiamo studiato anche la possibilità con la medesima soluzione di avere l'ergonomicità anche per chi normalmente utilizza la mano destra o sinistra per digitare i tasti. Abbiamo fatto anche noi internamente dei test e abbiamo visto che appunto la soluzione proposta è quella che ci permette di poter posizionare il CN o a destra o a sinistra in base alle esigenze dell'operatore. Questa macchina ci permette di andare a realizzare tutto un aspetto legato all'ergonomia. Particolar modo per chi lavora frontalmente la macchina e si può settare la macchina in modo corretto. L'argomento che volevo però, come gruppo 2, parlare con voi, che potrebbe essere interessante per la prossima volta, noi adesso abbiamo realizzato e parlato di tutto quello che è l'aspetto di realizzazione del pezzo, cioè tutte quelle cose che ci possono servire per realizzare il pezzo. La cosa interessante legata all'ergonomia, il secondo gruppo che potremo parlare,
potrebbe riguardare appunto, per esempio, che cosa? Possibilità di avere il cambio tensile automatico. Che cos'è che ci fa questo? È un sistema appunto che ci permette di semplificarci la vita nel preparare la macchina a realizzare i pezzi. Oggi abbiamo parlato di tutto quello che riguarda invece l'utilizzo della macchina dopo che l'abbiamo preparata. L'argomento che vi propongo eventualmente per la prossima volta, che potrebbe essere interessante, ma ditemi voi se può andare bene, potremmo fare un sondaggio come abbiamo fatto le volte precedenti, potrebbe essere quello di parlare, per concludere l'argomento dell'ergonomia, quello del cambio tensile automatico. Se avete delle domande, come vi dicevo, oggi abbiamo parlato di appunto tutti questi aspetti, aspetto da voi dei commenti, eventualmente delle valutazioni, dei vostri punti di vista su quello che avete visto, per poterci appunto confrontare. Nel frattempo, io vi ringrazio, vi rimando al prossimo appuntamento e poi faremo in modo di appunto fare un nuovo sondaggio per identificare quale potrebbe essere. Io vi propongo questo, che potrebbe essere a conclusione di tutto, ma aspetto anche le vostre opinioni. Nel frattempo, io vi ringrazio dell'attenzione e alla prossima. Ciao e a presto!